Cari followers, oggi è un giorno speciale perché vi porto con me in un viaggio nel mondo dell'auto. Andiamo da Michele, uno dei nostri tanti meccanici di fiducia che deve fare un intervento su una Jeep Renegade. Sostituiremo frizione, volano, faremo il cambio dell'olio, il cambio del filtro su un di un mezzo da 120 cavalli. Questo non è solo un lavoro meccanico, ma è un'opportunità per imparare e comprendere qual è l'importanza per la manutenzione della nostra auto. Quindi mettetevi comodi perché sarà un viaggio molto lungo. E preparatevi a scoprire tutti i segreti che ci sono dietro la manutenzione di un Jeep Renegade. Andiamo! Ciao Michele! Ciao a tutti, buongiorno! Ciao! Di cosa ti stai occupando oggi? Oggi abbiamo la sostituzione frizione e volano di questa bella Jeep Renegade 1600 120 cavalli. Quindi occorre smontare la musata, parse, ovviamente paraurti con la relativa barra, per accedere allo smontaggio cambio e quindi poi completare la lavorazione con la sostituzione della frizione. Quindi per adesso incominciamo a smontare tutto e poi ovviamente il lavoro è un po' lungo, ma lo termineremo senz'altro. Ma noi ti seguiremo durante tutto il percorso. Va bene. Allora buon lavoro. E noi siamo qui. Grazie.
Cari amici, spero che questo viaggio nella manutenzione dell'auto vi sia piaciuto e sia stato istruttivo. Ringraziamo di cuore Michele per la sua dedizione e competenza nella sostituzione del volano e della frizione di questo Jeep Renegade. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un like e di condividerlo a qualche vostro amico appassionato di motori. E non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i prossimi episodi. Vi aspettiamo al prossimo viaggio insieme. A presto, ciao!